Allora, in questo congresso abbiamo discusso tantissimi temi e di certo ce ne sono stati alcuni un pochino più caldi, ad esempio il prossimo lancio della missione europea Baby Colombo, un cornerstone dell'ESA in collaborazione con la JAXA, è stato largamente discusso. Abbiamo avuto intere giornate dedicate esclusivamente a questo aspetto, sia da un punto di vista più legato agli strumenti che sono pronti per essere lanciati, sia a tutti gli studi che si fanno in supporto dell'interpretazione del futuro dei dati, della calibrazione degli strumenti e un po' tutto quello che abbiamo già conosciuto tramite Messenger, come si può aumentare ulteriormente questa conoscenza. Altro tema importante che invece verrà discusso da domani in poi è il futuro lancio della missione ExoMars del rover. Noi sappiamo che la missione è divisa sostanzialmente in due parti, una parte è già in orbita, ovvero il TGO, il Gas Tracer Orbiter. Questo TGO ha cominciato a produrre i primi dati e sono stati anche discussi, sono tutti molto interessanti e molta enfasi invece domani verrà posta sul futuro, il rover, quindi su tutto ciò che riguarda gli strumenti dedicati proprio alla parte astrobiologica di questa missione, di come questi strumenti sono appunto importanti, perché sono importanti, perché vanno a cercare alcuni materiali rispetto ad altri. E quindi tutta questa parte qui verrà discussa domani e insieme alla parte più strettamente legata agli strumenti viene anche discussa tutta una parte di lavori, anche in questo caso, in supporto della futura interpretazione dei dati. Altri temi sempre legati un po' alle missioni spaziali, ad esempio la missione Juno, che è tuttora in corso, una missione in cui c'è anche un contributo europeo molto importante, un contributo INAF molto importante, i cui dati vengono appunto discussi, i cui risultati vengono discussi tra questa giornata e quella di domani. E poi non dimentichiamo che il congresso però non è legato strettamente ai risultati di missioni spaziali, che a volte possono sembrare quelli più importanti, eclatanti e così via, ma abbiamo anche tutta una serie di lavori teorici, abbiamo un'intera sessione dedicata alla parte di esopianeti, alla formazione del sistema solare, al connubio, diciamo, di queste cose, proprio come il nostro sistema solare può essere utilizzato, tutte le informazioni che abbiamo come possono essere utilizzate per lo studio dei pianeti extrasolari e inoltre abbiamo delle sessioni interamente dedicate ad esempio agli analoghi, ovvero quando si fa una missione a Marte è importantissimo capire quali sono le condizioni in cui questi strumenti verranno a trovarsi, ad operare, quindi abbiamo intere sessioni di studio dedicate a quelli che sono cosiddetti i field analog, ovvero quei posti sulla Terra che hanno delle analogie con i terreni marziani, con gli ambienti marziani e questo non vale solo per Marte, ma anche per esempio per la Luna, per altri posti che verranno esplorati nel prossimo futuro. C'è anche un accenno alla missione Dawn in abbiamo un'intera mattinata dedicata alla missione Dawn, quella di venerdì, in cui verranno portati in evidenza i dati, soprattutto i dati dell'ultima parte della missione, quella che è la cosiddetta missione estesa, la fase 2 della missione estesa, ovvero la seconda parte di questa missione estesa. È molto interessante questo tipo di missione perché l'orbita è stata modificata intorno a Cerere, è stata modificata in maniera tale da avere una distanza minima dalla superficie estremamente bassa, ovvero siamo al di sotto dei 50 km dalla superficie, che significa avere una risoluzione molto elevata per quanto riguarda le immagini e anche altri strumenti possono beneficiare di questa visione
parziale ma ad alto dettaglio. Diciamo, quando abbiamo orbite così basse, tipicamente quello che succede è che si ha un'informazione molto molto dettagliata di una zona specifica, perdendo un po' di vista quello che è l'ambiente globale, che però abbiamo già mappato in precedenza. Quindi verranno anche discussi questi dati, e gli ultimi che i vari strumenti stanno raccogliendo.